Ben trovate su Loredana Crochet. Visto che la prossima domenica sarà la festa della mamma, ho realizzato per l'occasione un gioiello tessile metal free molto raffinato, lavorato all'uncinetto e, precisamente, la collana Butterfly in italiano Farfalle, che ho voluto condividere con voi. La collana: è composta da perle e cristalli che in base ad una precisa tecnica di lavorazione che vedremo tra poco ci consente di realizzare queste bellissime farfalle per mio gusto personale ho preferito utilizzare le perle bianche perché le ritengo più adatte per la festa della mamma ed inoltre avendo un colore neutro sono perfettamente abbinabili su qualsiasi outfit. Comunque, prossimamente cercherò di pubblicare qualche tutorial realizzandole usando i cristalli. Ma prima di cominciare il video, fatemi sapere con un pollice in su se vi interessa questa tecnica di lavorazione e per le nuove arrivate vi invito ad iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanella per non perdere i miei prossimi video. Per realizzare questo progetto ci occorrerà un filato gioiello ed io userò il sorrento nel colore oro, un uncinetto 1,25, poi delle perle bianche rispettivamente da 8 mm. 6 mm ed una da 12, che sarà la chiusura della nostra collana. Infatti, potete anche sostituirla con un semplice bottoncino. Poi abbiamo bisogno anche di alcuni cristalli colore oro da 4 mm e di un ago per perline o in sua mancanza di uno smalto per unghie trasparente. In descrizione troverete la lista dettagliata dei materiali oltre ai miei contatti per qualunque altra vostra richiesta per chi non sa aprire la descrizione basta cliccare sulla freccetta nera con la punta in basso che si trova a destra sotto il mio video e una volta che ci cliccate sopra vedrete una schermata con la sezione dedicata ai contatti, all'occorrente e anche ai link di altri miei video. Ed ora passiamo al tutorial. Il primo step consiste nell'infilare le perle secondo un dato ordine che vedremo tra poco, aiutandoci con un ago dalla cruna larga ed apribile come questo in sua mancanza basta passare dello smalto eh, trasparente per unghie sull'estremità del filo ed una volta asciutto sarà più rigido e ci consentirà di eh, inserire agevolmente le perline come ho detto prima per eh, realizzare le farfalle è necessario infilare le perline seguendo una sequenza ben precisa e quindi procediamo infilando per prima il cristallo da 4 mm quello oro poi una perla da 6 mm due perle da 8 ed una da 6. E portiamo giù e procediamo ripetendo la stessa sequenza. Quindi partiamo con il cristallo oro una perla da 6 due da 8 ed una da 6 e portiamo di nuovo giù. Ripetiamo questa sequenza sino ad esaurimento delle perline. In ultimo inseriamo la perla più grande e mandiamo tutto giù. Prendiamo la perla più grande. Raddoppiamo i due fili, l'estremità e quello collegato alla collana, e li poggiamo sull'uncinetto. E lavoriamo il cappiolino iniziale. Lavoriamo con entrambi i fili 2 catenelle 1 e 2. Lasciamo l'estremità che poi bloccheremo dietro e lavoriamo una catenella. Prendiamo tutte e quattro le perle e le chiudiamo a cerchio. Con una maglia bassissima, una catenella, prendo il cristallo colore oro e lo blocco con una catenella. Vorrei ricordare che la catenella con cui blocchiamo il cristallo va allungata in base all'altezza del cristallo stesso, quindi in modo da arrivare all'altezza del cristallo, questo per evitare che il lavoro si arricci o che il filo si spezzi. Entro all'interno delle perle, pesco il filo. E chiudo e faccio una catenella lavoreremo sempre sul rovescio quindi con le catenelle frontali a noi perché questo poi sarà il diritto e in effetti abbiamo realizzato la prima farfalla ora lavoriamo giriamo il lavoro sul rovescio e lavoriamo un'altra catenella Alziamo il filo di poco di un centimetro e facciamo delle maglie allungate con una gettata ed entro nella catenella, pesco il filo e mi alzo di un centimetro. Un'altra volta una gettata, entro di nuovo nella stessa catenella, pescando il filo, alzandomi sempre di un centimetro ultima gettata e chiudo tutte le maglie una catenella e abbiamo formato una piccola fogliolina un'altra catenella e realizziamo di nuovo un'altra farfalla quindi prendo tutte e quattro le perle le chiudo a cerchio non lasciando nessun spazio tra loro con una maglia bassissima, una catenella, avvicino il cristallo oro all'uncinetto, allunghiamo un po' la catenella per far sì che copra l'altezza del cristallo stesso, lo posiziono al centro delle perle. Entro all'interno del filo, pesco il filo dietro e chiudo. E in questa maniera abbiamo ingabbiato: scusate, il cristallo all'interno della lavorazione: 1-2 catenelle e ripetiamo la fogliolina, quindi facciamo scorrere le perle giù. Per quanto riguarda le catenelle di separazione tra una fogliolina e l'altra io ho messo due catenelle, ma volendo se ne possono mettere anche 3, 4, eccetera o non metterne proprio, a seconda che si voglia una collana più lunga o più corta. Ora riprendiamo la lavorazione della fogliolina quindi mi alzo um, con la catenella di qualche di un centimetro un gettato entro nella catenella e porto su un altro gettato entro nella catenella e porto su un'ultima gettata e chiudo tutte le maglie 1 e 2 catenelle e riprendo lavorando una farfalla ed una fogliolina in modo alternato sino ad esaurire tutte le perline che abbiamo sul filo la collana è composta da 44 farfalle poiché ho utilizzato 88 perle da 8 mm 88 perle da 6 mm e 44 cristalli da 4 mm per una lunghezza di 140 cm. Naturalmente si possono realizzare più o meno farfalle a seconda che si voglia una collana più lunga o più corta. Aumentando o diminuendo la quantità di perle e di cristalli da utilizzare oltre ad aumentare o diminuire anche le catenelle di separazione ed eventuali foglioline tra una farfalla e l'altra. L'ultimo step consiste nel completare la chiusura della collana creando un occhiello o nasola da inserire nella perla attraverso delle catenelle. Il numero infatti delle catenelle da avviare dipende dallo spessore della perla o del bottoncino che abbiamo utilizzato. Ora nel mio caso io ho fatto eh, prima la prova, metto su 16 catenelle, quindi ne ho fatte già due di separazione e Avvio altre 16 catenelle. Le chiudo a cerchio, quindi creando l'occhiello, entrando esattamente nella seconda catenella. facendo una maglia bassissima se infatti prendiamo la perla vediamo che ci entra perfettamente ora foderiamo l'interno Dell'anello, quindi ricopriamo in pratica tutto l'anello con delle maglie basse sino a ricoprirlo completamente. Quindi diamo all'occhiello una sorta di rifinitura al termine chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia bassa e tagliamo il filo nascondendo la codina dietro la lavorazione e bloccandola possibilmente con un goccino di colla per gioielli. La collana Butterfly è terminata, se anche a voi è piaciuta lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima.